A gennaio avevamo detto che non ci saremmo fermati qui, quindi non ci siamo fermati. Oggi un approfondimento sui dati sanitari, questo spazio europeo dei dati sanitari, chissà se riusciremo a vederlo a breve oppure dovremo aspettare un po' di mesi, un po' di anni, però insomma noi ci crediamo. Abbiamo visto che c'è anche questo pilota, però che nel 2024 l'Europa pensa di mettere in piedi, quindi è un pilota per iniziare a sviluppare l'infrastruttura che tiene insieme i dati europei. Di come questo pilota sia capitanato dalla Francia, di come questo pilota preveda una serie di paesi tra cui non abbiamo visto la bandierina italiana. Rischiamo di rimanere fuori? Però diciamo io vengo e vengo scendendo dal primo piano del palazzo qui di Piazza Venezia da garante e non da governo e quindi rischiamo di rimanere fuori 250 metri in quella direzione e poi sicuramente non in rimanere fuori dallo spazio europeo dei dati sanitari. Allora io adesso a parte gli scherzi, intanto grazie per l'invito, dovere e piacere ovviamente confrontarsi su questi argomenti, è l'unico modo che abbiamo per provare a lavorare il meglio possibile, non bene, è impossibile già dirlo in generale, puoi dirlo qua dentro, tu dici lavoro bene, figurati quello che succede. Allora, ometto quello che è normalmente il mio approccio e anche il mio disclaimer, cioè ometto di dire, ma su quelle note ci siamo lasciati la scorsa volta, che io credo che oggettivamente l'unico terreno possibile di dialogo sia quello di chi ammette l'inesistenza. Al di là del fatto che ognuno deve tirare acqua al suo mulino e ci mancherebbe altro, di qualsiasi antagonismo tra diritti fondamentali. Ma questa è la premessa necessaria, cioè il diritto alla salute e il diritto alla protezione dei dati personali non sono, non possono essere, non devono essere avversari o antagonisti. Io questo non mi stancherò mai di dirlo perché sfortunatamente non è, diciamo, l'approccio con il quale normalmente ancora oggi si affrontano questi problemi. Non c'è ragione per questo antagonismo. Insomma, mi pare che ecco, uno scienziato illuminato come Giorgio dica senza difficoltà, certo faremmo meglio, ma tanto lo facciamo oggi. Cioè, l'Istituto Italiano di Tecnologia credo che si possa presumere che lo faccia nel rispetto delle regole. Quindi queste regole non sono avversarie della ricerca o quantomeno non vogliono essere avversarie della ricerca. Poi, ancora una volta, noi applichiamo, almeno come garante, regole che qualcun altro scrive. E quindi questo secondo me è un altro pezzo interessante della conversazione. Insomma, è una lunga catena, noi siamo lì nel Ma questa mezzo, ma novità che abbiamo visto questa mattina anche con Agenas del chiudo decreto. l'iPad perché ho già capito che non mi farai dire quello che io volevo dire, quindi vai. Vabbè, lo sai che non ha nessuna possibilità. E, questa novità del decreto del 2 marzo, no? In cui appunto vengono ampliate le competenze di Agenas e si dice che appunto Agenas raccoglierà e gestirà i dati telemedicina, intelligenza artificiale, fascicolo sanitario elettronico, che questi dati appunto saranno condivisi col Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e così via, così via. E poi c'è sempre un ultimo rigo che dice privacy, previo consenso del garante, cioè c'è sempre una cosa che chiude, no, sul garante. Sono due. Uno è, ma qui non c'è, che tutto si deve fare rivoluzioni incluse a invarianza di bilancio, e la seconda è che poi e non prima si sentirà il garante. Diciamo, ci sono poche costanti, ma queste costanti appartengono, diciamo, al modo in cui si scrivono le regole in Italia. Lì il caso del budget è diverso perché lì c'è anche il budget, ma comunque dopo si sente il garante. Allora, io scelgo, anche perché sono al primo piano e quindi l'uscita è relativamente facile, scelgo la strada della sincerità assoluta. Io credo che noi dobbiamo trovarci d'accordo su una cosa. Applicare l'intelligenza artificiale e voler sfruttare, ma lo dico consapevole della nobiltà dell'espressione sfruttamento del dato personale,
sono due fatti straordinariamente importanti e che segnano il passaggio tra una sanità di ieri e una sanità, diciamo, tra oggi e domani, a seconda quanto saremo bravi ad implementare questa trasformazione. E quando dico sanità, detta in maniera ancora più diretta, dico proprio, cioè, il diritto a star bene o almeno a star meglio delle persone. Stiamo parlando di questo. Non sono esperimenti, non sono esercizi, non è qualcosa su cui procedo a tentoni. Ecco, io dico in maniera assolutamente franca, sincera e politicamente scorretta che a me pare che manchi un disegno. Noi continuiamo a disegnare, ma disegniamo su foglietti di carta brutti e antipatici, pizzini mi verrebbe da dire, sparsi su, credo in questo momento, 10 scrivanie diverse in 10 metri quadrati, che naturalmente, siccome ognuno se lo scrive da solo sulla sua scrivania, non si parlano tra di loro, e si procede nel segno di una estemporaneità straordinaria rispetto a quella che è un pezzo essenziale della trasformazione dello Stato, non della trasformazione digitale della sanità, perché capire come i cittadini domani vivranno meglio e più a lungo non è cosa di poco conto. Allora io diciamo, non mi sottraggo rispetto alla richiesta del decreto legge del 2 marzo. Però non posso fare a meno di pensare quindi di dire che là dentro si spolverano modifiche significative, sino ad arrivare a modifiche del codice privacy, che io posso anche condividere, ma nessuno ci ha chiesto nulla. Il parere forse ci verrà chiesto nel corso del processo di conversione, forse ci verrà chiesto sui decreti attuativi, almeno è previsto che ci venga chiesto sui decreti attuativi. Ora, diciamo, se parti da qui, secondo me capisci qual è la situazione attuale. Poi qualcuno, non dubito, tra 15 giorni, tra un mese o tra un mese e mezzo, dirà: ma perché ci dite di no? Ma il modo più semplice per non farsi dire di no è chiederlo prima. Ti dico il no, o ti dico il forse, ci mettiamo intorno ad un tavolo e trasformiamo il no in sì, posto che il garante per la protezione dei dati personali ha la sfortuna di questo nome, ma è istituito da un regolamento europeo, che è il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, nonché sulla libera circolazione dei dati. Quindi o il garante ha scelto di fare Brexit da mezzo GDPR e dire io faccio solo il garante della protezione, ma mi dimentico della circolazione, oppure è qui anche per accompagnare il governo in questo processo. Ma è difficile accompagnare qualcuno che non ti dice dove va. E quello che è successo con quel decreto è esattamente questo. Ora, molto di ciò che è lì dentro raccoglie in maniera virtuosa delle indicazioni che in ordine sparso e su taluni progetti specifici avevamo dato noi stessi al Ministero della Salute e al Governo. Altro di ciò che è lì dentro disattende indicazioni che erano state date, altro di ciò che è lì dentro riassume in maniera un po' approssimativa indicazioni che erano state date. Stiamo perdendo tutti quanti tempo. Ci vedevamo 10 giorni prima o 15 giorni prima o la settimana prima, se diciamo le cose della sanità sono affidate ad un'estemporaneità che dice non so cosa va in Consiglio dei Ministri domani, però insomma mi piace pensare che non sia così. Lo mettevamo a posto in partenza e diciamo andavamo tutti quanti più veloci. Lo quindi faremo adesso. Non si riescono a far partire questi tavoli? No. Non si riescono perché non c'è nessuno che li voglia, perché evidentemente è più facile, dipende da qual è il risultato del singolo, perché se non ci fosse un risultato del singolo ma ci fosse il perseguimento di un risultato di comunità, il singolo diciamo non griderebbe vittoria all'idea ho fatto passare il decreto legge, perché quello non è obiettivo di nessuno, far passare il decreto legge. L'obiettivo di tutti dovrebbe essere far accadere le cose, ma le cose non accadono, lo sappiamo perfettamente in Italia, perché si scrive un decreto legge. Tu puoi scrivere tutti i decreti legge del mondo, il decreto legge è più bravo a scriverlo che ha la relazione diciamo più stretta con chi siede a Palazzo Chigi di tempo in tempo,
capita a tutti, quindi nessuno se la prenda, nel senso che tanto non c'è paese con un'alternanza superiore a quella di casa nostra. Tu il decreto lo riesci a far scrivere, un istante dopo poi devi metterla a terra quella cosa, e noi siamo pieni di leggi che di fatto sono lì, che disegnano un mondo ideale che però non è mai nato, e non è mai nato perché il progetto del singolo prevale sul progetto comune. Quindi io non credo che sia difficile mettere intorno ad un tavolo 10 persone, ma non dico 10 a caso, secondo me sono meno di 10 quelle che ti serve mettere intorno a un tavolo per disegnare in maniera intelligente e guardando il medio periodo questa cosa. Però questo non è accaduto, perché mentre di là si annunciava il successo dell'approvazione di un decreto legge parzialmente risolutivo, cioè io non... Diciamo, non c'è niente di scandaloso dentro quel decreto legge per quanto riguarda le cose della protezione dei dati. Ci sono semplicemente cose che sarebbe stato utile scrivere in maniera diversa. Ce ne sono persino alcune che nella interlocuzione informale con gli uffici che poi hanno dato vita a quel decreto gli si era già anticipato come avrebbero potuto essere scritte. Ma stiamo parlando di parole, di virgole e di avverbi, non stiamo parlando del non lo puoi fare. Quel disegno è realizzabile nel rispetto della protezione dei dati personali. Si dice dall'inizio, guarda che non perché te lo dice il garante, ma perché te lo dice la disciplina europea, serve prevedere per legge alcune garanzie. Garanzie assolutamente accessibili. Ma se tu lo leggi sul giornale, o se arriva l'amico che ti dice guarda che hanno approvato il decreto legge, e vabbè, insomma, poi a quel punto l'hanno approvato il decreto legge, non è che perché siamo a 500 metri da Palazzo Chigi inizia a fare la maratona o i 200 metri per andare a dire ma qui correggete, anche perché nessuno banalmente ce l'ha chiesto. Quindi secondo me questo è oggettivamente un pezzo del problema, cioè benissimo il PNNR, diciamo, dei denari, il PNNR che diciamo rimuove o prova a rimuovere, perché anche qui è più difficile di così, prova a rimuovere la mancanza della risorsa economica, che poi, come dire, non basta impegnare ma va spesa, quindi diciamo ancora dobbiamo vederla quella partita lì. Però forse è ora anche di provare a ragionare su un PNRR dei diritti, perché tanto se non vogliamo, diciamo, tra tante trasformazioni, trasformare anche la nostra democrazia in qualcos'altro, qualsiasi trasformazione, inclusa quella digitale, evidentemente deve essere sostenibile sul piano dei diritti. Non è che in democrazia è ipotizzabile dire che siccome così salverò delle vite e allora lo faccio, e se lungo quella strada però mi dimentico dei diritti di qualcun altro va bene uguale. No, non va bene uguale, quindi questo auspico che in democrazia comunque non accadrà mai. Dopodiché, ecco, sono abbastanza sereno rispetto a quel decreto, ma mentre leggo qualcuno che sventola la bandiera ce l'ho fatta rispetto a quel decreto ieri sul giornale di nuovo, perché insomma diciamo che il vero paradosso è che quando si tratta di dire non l'ho potuto fare per colpa della privacy, non so perché ci si raggiunge sempre, cioè per dire mi hai fermato, mi hai bloccato, mi hai stoppato, siamo le persone più raggiungibili d'Italia a dispetto della privacy. Quando si tratta di dirti di un minuto prima guarda che io vorrei, tu che ne pensi, ancora una volta ieri sul giornale leggiamo di un imminente disegno di legge sull'intelligenza artificiale che affronterebbe in maniera significativa anche questioni legate, e non si può d'altra parte far che così, i dati personali, incluso ancora una volta il pianeta della sanità e il pianeta della ricerca, che salta fuori come informazione a 15 giorni, a meno di 15 giorni da quel decreto legge. Allora uno poi a un certo punto alza le spalle e dice se fai un decreto legge il 2 marzo, com'è possibile che il 12 marzo annunci un disegno di legge nel quale ritorni di nuovo su intelligenza artificiale in sanità e nella ricerca? Com'è possibile? Perché al caso io ci credo, però insomma diciamo poi anche il caso ha dei limiti statistici, che nessuno chiede niente il 2 marzo, o meglio il 1 marzo, e nessuno chiede niente il 12 marzo, mentre evidentemente quel draft di disegno di legge è già abbondantemente in circolazione. Ecco, insomma, io credo che oggettivamente noi dobbiamo veramente farlo insieme, questo sforzo, se vogliamo farlo. Perché, c'è un problema di collaborazione. Di metodo, guarda, io non voglio nemmeno di collaborazione, poi alla fine le persone secondo me sarebbero anche disponibili a collaborare, i singoli. Secondo me è veramente un problema di metodo, cioè un problema di trovarci d'accordo sul fatto che l'obiettivo è comune, che nel perseguimento di un obiettivo comune non possono averla meglio degli
pseudo successi individuali, perché sai, se io mi metto a gioire del fatto che ho fermato il decreto ministeriale tardi tali perché non era in linea con la disciplina della privacy, e chi sta dall'altra parte dice ma io ho scavalcato quello stop con un decreto legge, insomma, per carità, giochiamo a ping pong, ma non stiamo governando o amministrando diritti e libertà, no, cioè, non stiamo facendo gli interessi dei cittadini, mercato, no? Infatti, cioè, l'interesse del cittadino, io su questo terreno non mi dimenticherò, non mi stancherò mai di dirlo, l'interesse del cittadino è non dover scegliere. Cioè, certo, il vero diritto del cittadino è non dover scegliere tra diritti. Certo. Noi non possiamo andare là fuori a chiedere a qualcuno di scegliere se vuole star meglio, se vuole avere un paese con una ricerca più efficiente e con una sanità che funziona meglio o meno privacy, perché questa roba qua non c'entra niente con la democrazia. Certo. E una cosa, nella legge invece europea sull'intelligenza artificiale, l'AI Act, ci sono delle sperimentazioni, delle sandbox, insomma, delle sperimentazioni protette che si possono fare su alcuni ambiti dell'intelligenza artificiale. E possiamo immaginare di fare altrettanto sui dati? Ma allora, io auspico da sempre, per la verità da ben prima dell'AI Act, in una esperienza molto transitoria, diciamo, da consigliere di un ministro, proposi quello che a noi ci sarebbe piaciuto chiamare diritto ad innovare, cioè parliamo oggettivamente di tecnologie di cui nessuno di noi qua dentro, ma anche lì fuori, conosce l'impatto, cioè facciamo finta tutti di mettere in fila i rischi e di mettere in fila le opportunità. La verità è che sono talmente tanto straordinarie, insomma, abbiamo guardato tutti negli occhi Giorgio Metta, che non sa mentire quando si possono fare cose carine, si possono fare cose bellissime, e lui si stupisce da scienziato che queste cose si possano fare, e ho visto negli occhi decine di scienziati stupirsi di ciò che erano arrivati a prevedere fino a un certo punto, ma non così tanto. Quindi la verità è che stiamo parlando di tecnologie destinate ad avere un impatto sulla società diverso, non voglio dire se superiore o minore, ma sicuramente diverso rispetto a quello che noi oggi siamo capaci di immaginare. E questo impatto non lo registreremo come accadeva un tempo tra 10 anni, ma lo registreremo tra una manciata di mesi. Quindi io oggettivamente credo che questo sia il terreno di eccellenza della sperimentazione, ma una sperimentazione che non può essere fatta sul mercato aperto, una sperimentazione che non può essere fatta live, non può essere fatta dentro al fascicolo sanitario. Ecco, chi la può fare questa sperimentazione? Ma, cioè, anche qui metti intorno a un tavolo 10 persone e trovi un centro di ricerca, una ASL, un'amministrazione centrale e le autorità di protezione, e identifichi un campione di dati, tratti quel campione di dati utilizzando Privacy Preserving Technology e parti, lo fai. La fai per 6 mesi, la fai sotto un super controllo da parte delle autorità garanti, diciamo, dei diritti e delle libertà che vengono in rilievo tutte quante. Dopo 6 mesi guardi qual è il rapporto costi-benefici, qual è l'impatto sulla società, qual è il sacrificio necessario anche in termini di privacy per raggiungere quel certo obiettivo. Se i benefici sono superiori ai malefici, vai allora sì maniera consapevole a Palazzo Chigi o a fianco a Montecitorio e dici guarda, questo è il progetto, questa è l'esigenza, lungo questa strada io ho identificato 1, 2 o 3 leggi che impediscono il raggiungimento di questo risultato, immaginiamoci una bella legge annuale sulla innovazione, e a fine anno, come insieme a tante altre leggi meno utili di questa, dici rimuovo tutti gli ostacoli che nell'ambito della sandbox, in questo caso potrebbe essere dati AI o salute, sono venuti in rilievo e sono risultati da rimuovere. Il giorno dopo tutti possiamo utilizzare quella tecnologia a sistema con le garanzie che sono necessarie. Io, diciamo, lo dico, non dico contro i miei interessi del piano di sopra, perché secondo me non è contro, ma lo dico perché la certezza che ogni mese che passa, e non ogni anno che passa, maturo, è che mentre noi siamo qui a discutere con un metodo preistorico di questi processi di trasformazione digitale, in realtà gli unici che stanno utilizzando l'intelligenza artificiale anche in sanità, e ai quali inesorabilmente, non oggi ma domani, finiremo tutti quanti con il chiedere aiuto, sono le solite big tech, perché loro i dati ce l'hanno,
ormai c'è tutti quanti chiaro che la stessa linea di confine tra il dato personale e il dato particolare sanitario è piuttosto labile, inizia a sgretolarsi, nel senso che da dati comuni riesco a risalire a dati sanitari. Con quella quantità di dati personali dei quali dispongono, io credo che insomma, dal dottor Google, dal dottor Amazon, dal dottor Meta, ci andremo tutti a far curare. Quindi mentre noi qui siamo a rivendicare, sono riuscito a far approvare un decreto legge, lì le cose stanno accadendo. E allora, siccome tra tante lezioni che abbiamo portato a casa nei giorni drammatici della pandemia, c'è indubbiamente quella di una dipendenza tecnologica che ha messo a durissima prova la sovranità non digitale, la sovranità e basta del paese. E allora, secondo me, insomma, ecco, io non amo nelle cose dell'innovazione procedere identificando nemici, perché secondo me non è utile. Però non c'è nessun dubbio che il vero nemico della ricerca nazionale, o il vero nemico della sanità nazionale, o il vero nemico della trasformazione digitale della salute di casa nostra, non può essere un'autorità garante che sta sotto la tua stessa bandiera, ma viceversa devi andarla a cercare da qualche altra parte in giro per il mondo. E questo dovrebbe essere abbastanza per unire le forze e andare nella stessa direzione oggettivamente. Per la tua passione, grazie, non so se ci sono domande. Posso fare una domanda? Certo. Stamattina abbiamo parlato tanto di coraggio, di lungimiranza e di determinazione. Mi piace molto quando lei dice non c'è bisogno di un decreto legge, c'è bisogno di far accadere le cose. Visto che siamo tutti pezzi di un puzzle comune, no? E siamo tutti sotto la stessa bandiera, qual è il suo impegno come garante? Allora, io continuo a girare soprattutto per eventi come questo in cui si occupano, in cui titolo dice salute, ricerca e privacy, e quindi in cui so che mi metto seduto per prendere schiaffi. Quindi insomma, intanto il mio primo impegno è fare un pungible che in una città caotica come Roma consenta a tutti di scaricare un po' di energia. Cioè, oggi sono andato lì, ne ho dette quattro al garante, quindi questo impegno intanto è personalissimo. Però a prescindere da questo impegno personalissimo, io oggettivamente credo che diciamo nell'ultima stagione, quella che ho questo posso farne a meno non posso farne a meno, la libertà è un fatto importante, almeno in quest'ultima stagione, diciamo gli ultimi 3 anni e mezzo, che sono quelli che conosco più da vicino. Io credo che insomma la raggiungibilità e l'accessibilità del garante insomma ci sia stata, non voglio dire cresciuta, perché farei un torto a chi era prima di noi lì e comunque teneva aperta la porta. Secondo me qua insomma noi dobbiamo veramente intenderci, vogliamo procedere soltanto sentendomi dire di sì, e allora siccome già so che qualche volta mi si dirà di no, evito proprio di bussare a Piazza Venezia, ed è naturalmente una scelta, oppure mi prendo il no, rifletto sul no, torno indietro, provo a far cambiare idea a chi mi ha detto no, in tutto e in parte, alla fine si trova quel bilanciamento. La regola del bilanciamento non l'abbiamo scritta noi a Piazza Venezia, intendo da garante, perché Piazza Venezia poi è equivoco, ma non l'abbiamo scritto noi come garante per la protezione dei dati personali, ma è scolpita dentro la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ed è una regola che dice che ogni diritto, inclusi i diritti fondamentali, la privacy è un diritto fondamentale, la salute è un diritto fondamentale, può essere compresso nella misura minima necessaria a garantire l'esercizio dell'altro diritto. La Corte Costituzionale, tutto a Roma per fortuna si consuma in una passeggiata, ci ricorda almeno da 40 anni che i diritti tiranni non esistono, quindi il diritto alla privacy non potrà mai dire a chi deve esercitare o deve garantire il diritto alla salute no perché c'è la privacy. Si tratta semplicemente di trovare lì nel mezzo un modo per garantire l'esercizio o garantire la garanzia del diritto alla salute garantendo il diritto alla privacy. È sicuramente possibile, io credo che in questo paese siamo riusciti in imprese più complicate di questa. Quindi qual è il mio impegno, a prescindere da continuare a venire qui ed in contesti molto più ostili rispetto a questo, è tenere quella porta aperta, scrivere anche su Twitter che ci sono dalle 8:30 del mattino, ho lasciato mia figlia a scuola alle 8:30 di sera, e che sono super disponibile a dialogare con tutti.
siamo le persone più aperte del mondo. Sì, non a fare una festa al Garante, perché non si può fare. Cioè, è un invito, chi ha dei problemi, chi vuole confrontarsi sul futuro di questo meraviglioso paese, sa dove trovarci. Grazie, io volevo solo, per facilitare la circolarità delle informazioni e venire incontro a Guido, che sta per dirmi che c'è il terzo decreto. No. Che effettivamente è un problema di questo paese. In riferimento ai sandbox, che esiste in Italia un nodo che fa parte dei testing and experimentation facilities, la rete europea di sperimentazione per l'intelligenza artificiale, che è guidato dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha dentro l'Istituto Italiano Tecnologia, la Fondazione Bruno Kessler, il Politecnico di Milano e altre organizzazioni, proprio per validare, testare e provare quelli che sono i dati e gli algoritmi di intelligenza artificiale applicati al settore sanitario. Questo, ecco, per dare un contributo conoscitivo probabilmente a chi non ha avuto possibilità di conoscere questa cosa. Bene, allora, se non ci sono altri insulti che vogliamo dare a... No, non ha mai insultato nessuno, scherzavo. Grazie, grazie. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie, a presto.